Donatello nacque a Firenze nel 1386 e oltre a essere uno dei protagonisti indiscussi del primo Rinascimento, si pone anche come punto di riferimento fondamentale per gli scultori delle generazioni successive. Il suo stile si contraddistingue per il realismo, caratteristica desunta dall'arte classica, continua fonte di ispirazione per Donatello, ma non tanto come modello da imitare, ma più come fonte da cui attingere gli antichi processi ideativi. A differenza di Brunelleschi, il cui lavoro era teso alla ricerca della perfezione attraverso procedimenti matematici, Donatello, nella sua lunga carriera di scultore, morirà, pensate, a 80 anni nel 1466, non si farà mai condizionare da norme troppo rigide nel tentativo di cercare una bellezza assoluta. Al contrario, la sua ricerca eliminerà ogni forma di idealizzazione per dedicarsi alla realtà, accentuandone anche la componente emotiva e drammatica, che vedrà una sorta di esasperazione nella sua tarda maturità. Osserviamo ora la statua di San Giorgio, uno dei massimi capolavori della statuaria italiana del Quattrocento. Fu commissionata a Donatello nel 1417 dall'arte degli spadai e dei corazzai, cioè i fabbricanti di armi, per essere inserita all'interno di una nicchia della chiesa fiorentina di Or San Michele. Vedete qua queste nicchie. Le antiche corporazioni delle arti e dei mestieri avevano deciso infatti di commissionare in questi anni ai più noti scultori del tempo delle statue che sarebbero state poste in dei tabernacoli all'esterno della loro chiesa di rappresentanza, una anche prestigiosa vetrina al centro della città. Oggi la scultura di Donatello, per questioni conservative, si trova presso il Museo del Bargello di Firenze, mentre fuori da Or San Michele è possibile ammirarne una copia. San Giorgio, patrono della corporazione degli spadai e dei corazzai, era un cavaliere e santo, vissuto nel III secolo in Cappadocia, nell'attuale Turchia. Secondo la leggenda, egli avrebbe ucciso un drago che terrorizzava una città e ne avrebbe poi convertito gli abitanti al cristianesimo. Osserviamo l'opera. La statua in marmo è alta circa 2 metri e rappresenta il nostro San Giorgio in piedi, vestito in mantello e armatura, che regge con una mano lo scudo crociato posato a terra, mentre scruta qualcosa all'orizzonte. San Giorgio, pur essendo stante, possiamo definirla una figura dinamica nello spazio, percorsa da una eccezionale naturalezza delle membra che ruotano leggermente attorno all'asse centrale. Guardate, il busto si torce da una parte, accompagnato dal braccio sinistro, il volto dalla parte opposta, mentre i piedi anche non sono simmetrici, ma leggermente sfasati. Il cavaliere nel complesso è una figura solida e fortemente tridimensionale, che quindi occupa con fermezza la propria posizione nello spazio. Appare ben salda a terra grazie alle gambe divaricate che, accompagnate dalla forma dello scudo, formano un triangolo il cui vertice sta nel petto del santo. San Giorgio rappresenta per eccellenza l'uomo rinascimentale che domina lo spazio grazie alle sue nitide masse plastiche e al suo volto, la sua espressione. Il santo infatti non è stato rappresentato nel momento della lotta o della vittoria come nella tradizione, bensì nel momento di alta intensità che precede l'azione. Il santo presenta il collo teso, le sopracciglia, la fronte aggrottate, lo sguardo fiero e concentrato, ma anche turbato al tempo stesso, come per esprimere una certa inquietudine interiore. Donatello vuole mettere in luce quindi le qualità intellettuali e morali dell'eroe che sta progettando, ideando, organizzando la sua azione successiva. Questo aspetto è importante perché rappresenta la compiuta affermazione delle idee rinascimentali,
che in linea con l'etica classica mette l'uomo al centro con il suo agire nello spazio e nella storia. Nel basamento del tabernacolo, Donatello scolpisce anche a rilievo la scena del combattimento in cui San Giorgio uccide il drago. Vediamola un po' più nel dettaglio. Il santo cavaliere al centro della scena sta trafiggendo il drago, simbolo del peccato. Sono rappresentati due in modo molto verosimile al culmine della lotta. Si notino ad esempio il piede di San Giorgio che stringe realisticamente la pancia del cavallo come per evitare di essere disarcionato. Sulla destra invece la principessa, personificazione della Chiesa, osserva il combattimento a mani giunte. Tecnicamente Donatello qui introduce la tecnica dello stiacciato. Essa consiste nel modellare la superficie a rilievo in maniera molto molto bassa, ossia con lievi e graduali passaggi di spessore che assumono una sporgenza progressivamente più bassa man mano che si allontanano dal primo piano. In questa scena, oggi purtroppo molto rovinata, egli applica anche la prospettiva lineare, è il primo esempio nella storia dell'arte di applicazione, della prospettiva lineare, con un unico punto di fuga posizionato sul dorso del cavaliere. È rilevabile grazie ovviamente alle, linee del porticato classico posto sulla, destra, che si contrappone invece all'antro, alla grotta del mostro, simbolo di primitività.